Allora, io vorrei innanzitutto ringraziarvi per la vostra presenza e per la presenza dei signori ambasciatori e di tutti i relatori. Vorrei spendere due parole sulle motivazioni di questo evento. È un evento che dal titolo, come potete vedere, già sapete, è America Latina, tentativi di unità. Noi, nel solco degli studi che portiamo avanti oramai da 3 anni come ISAG e attraverso le nostre pubblicazioni che ci mette nella rivista geopolitica, abbiamo tirato un minimo di conclusione in questo scenario di transizione geopolitica da un sistema occidentale unipolare a un sistema che è sempre più multipolare, e abbiamo notato che ci sono dei nuovi soggetti geopolitici. Questi soggetti non sono delle semplici nazioni, ma sono degli aggregati geopolitici e geoeconomici. Un aggregato geoeconomico è in parte parzialmente geopolitico, per esempio è rappresentato dai BRICS, dai paesi BRICS. Altro aggregato che abbiamo studiato e che stiamo monitorando sempre di più invece è quello dell'Unione Eurasiatica. Ricordo che nel corso del 2012 infatti abbiamo organizzato degli eventi proprio sui BRICS, sui paesi BRICS come aggregato geoeconomico e sull'Unione Doganale Eurasiatica come nuovo aggregato geopolitico. Ora l'attenzione la stiamo rivolgendo verso i paesi dell'America Latina, perché, come ben sapete, ci sono delle diverse organizzazioni che raggruppano i paesi centroamericani e latinoamericani, di cui quello più, diciamo, forse più interessante per, sotto l'aspetto politico e geopolitico, è sicuramente quello rappresentato dall'UNASUR. Questa iniziativa, l'iniziativa odierna, sotto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, sotto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia per il Commercio Estero, ICE, è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione delle ambasciate del Brasile, dell'Argentina, dell'Uruguay e del Venezuela. Per quanto riguarda l'ambasciata del Brasile, ho ricevuto un saluto da parte di Tarcisio Costa, incaricato d'affari dell'ambasciata. Ve lo leggo. Cari amici, l'iniziativa dell'Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie di promuovere questo incontro si somma all'impegno che codesto importante istituto svolge nello studio dell'America Latina in Italia e dei rapporti tra i nostri paesi nei campi politico, economico, culturale e della cooperazione internazionale. Con l'ambasciata del Brasile, l'ISAG lavora continuamente in una collaborazione che ha permesso l'anno scorso la realizzazione di una proficua conferenza a Palazzo Panfili sul nuovo ordine internazionale. La conferenza ha contato sull'appoggio dell'Associazione d'Amicizia Italia-Brasile. L'America Latina e l'Italia hanno affinità che vanno oltre le caratteristiche culturali e i vincoli umani tra i nostri popoli, fattori innegabilmente importanti. Le relazioni economiche, intese come scambi commerciali, investimenti, partnership e transito di lavoratori tra i due lati dell'Atlantico, hanno ancora un gran potenziale da sfruttare. È pertanto importante trovare una precisa sintonia che soltanto il dialogo può fornire, ed è esattamente un dialogo quello che l'ISAG permette con eventi come questo. Auguro a tutti i partecipanti una giornata molto produttiva e porgo agli organizzatori dell'evento i miei più cordiali saluti. Tarcisio Costa, incaricato d'affari, ambasciata del Brasile a Roma. Un altro saluto che vi porto è da parte dell'onorevole Fabio Porta, che tra l'altro è presidente dell'Associazione d'Amicizia Italia-Brasile, che per problemi legati allo sviluppo della campagna elettorale non è potuto venire. Vi ringrazio e passo la parola a
alla dottoressa Simona Bottoni, direttrice di programma dell'ISAC, che preside il primo panel. Allora, innanzitutto buongiorno e benvenuti a tutti. Mi chiamo Simona Bottoni, sono ricercatrice associata di ISAC, come diceva il dottor Graziani, mi occupo di America Latina. Volevo rubare giusto 2 minuti per dire cosa si propone di fare l'ISAC con l'organizzazione di questa conferenza. Diciamo che ci proponiamo soprattutto di fare il punto sui progressi rilevanti che il processo di integrazione in America Latina ha fatto negli ultimi anni. Questi progressi sono essenzialmente dovuti a diversi fattori positivi concomitanti che si sono verificati in quest'area negli ultimi 10 anni circa. Innanzitutto il consolidamento delle democrazie che governano paesi importanti di quest'area, poi sicuramente una crescita costante e sostenibile del PIL che è stata registrata in molti di questi paesi, che è stata poi concomitante invece con la crisi che sta attanagliando la vecchia Europa e anche purtroppo questo nostro paese, e una crescita che di fatto ha fatto approdare milioni di persone, milioni di cittadini latinoamericani nella classe media, facendo quindi impennare i consumi e portando un'espansione dei mercati interni e quindi a un maggiore benessere diffuso anche grazie alle politiche, a delle sane politiche di redistribuzione dei redditi applicate dai governi di quest'area. Quindi sono aumentati i volumi di scambi, ovviamente soprattutto quelli interni all'area, ma anche quelli con l'esterno, che hanno visto poi protagonisti negli ultimi anni anche nuovi importanti interlocutori, come per esempio un a caso la Cina. Tutta questa situazione che si è venuta creando ha determinato quindi una volontà che è oggi tutta nuova rispetto al passato, perché si basa su presupposti diversi, di rafforzare e rivitalizzare, laddove ce ne fosse bisogno, proprio quei processi di integrazione regionale, attraverso per esempio anche le attività di organizzazioni internazionali che già esistevano, molto importanti come il Mercosur, oppure anche di organizzazioni internazionali relativamente nuove, ma altrettanto importanti in prospettiva come l'UNASUR. Quindi in questo panel, che è un panel del tutto istituzionale, cercheremo di fare il punto appunto proprio su questo processo e sulle prospettive importanti che questo processo appunto offre sia all'America Latina che ai paesi che intendono poi avere dei rapporti con quell'area, in primis ovviamente quei paesi che per affinità culturali e legami storicamente consolidati nel tempo è più logico che continuino a averne oppure li riprendano, ovviamente mi riferisco per esempio anche al nostro paese. Quindi non rubo altro tempo e lascio la parola a Sua Eccellenza Salvatore Titella, ambasciatore della Repubblica Argentina in Italia. Mi sono molto lieto di essere in una riunione dove si dà importanza alla resistenza dell'America Latina e alle connessioni tra paesi europei, in questo caso parlo anche d'Italia, e questo continente che si sta sviluppando molto fortemente, che ha cambiato totalmente la sua tradizione di governi instabili, con occasionali interventi militari, dittatoriali di diverso tipo, e che adesso sta consolidandosi in una cooperanza ogni volta più forte tra tutti questi paesi. Nel passato c'è stata rivalità, particolarmente tra il Brasile e l'Argentina, per vedere chi poteva essere la potenza importante della regione. Adesso questo è sparito totalmente e veramente per il Brasile anche è molto importante la cooperazione con l'Argentina e viceversa, ma il Brasile è membro del BRIC, del BRICS, noi l'Argentina non lo siamo, ma la pratica per il Brasile, un possibile BRICAS sarebbe molto importante per loro, anche per noi l'Argentina, perché il Brasile solo, sì, è un paese molto importante, ma un paese che avesse delle complicazioni con l'Argentina, competizioni con altri paesi, perderebbe molta forza. Invece, avendo una consolidazione molto forte con l'Argentina, come
secondo paese di importanza, di peso e produttività, e consolida il Brasile come, come quasi un rappresentante dell'America del Sud. Dunque, ora, la tradizione di già da quasi un secolo di sforzi per fare un'unione più ampia che un paese. Nell'Argentina, per esempio, c'è stato quello che si chiamava ABC, Argentina, Brasile, Cile, già da molti anni. Ora, la unificazione dei paesi dell'America Latina ha avuto un passo molto importante con il Mercosur. Il Mercosur ha riunito quattro paesi, cioè Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, con due più o meno associati, ma non molto, Cile e Bolivia, e adesso l'incorporazione piena di Venezuela, che veramente dà un senso ben più egemonico a questa integrazione. Si dice delle volte che l'integrazione latinoamericana, il Mercosur, eccetera, vanno troppo lentamente. Sì, è vero, comparativamente agli sforzi europei. Io direi, un po' off the record, che ci mancano parecchi milioni di morti per essere spinti veramente. Se l'Europa non avesse, non, ovviamente questi milioni ancora sono dicendo bene, fate e presto, altrimenti siamo finiti. Nell'America Latina non abbiamo questa tradizione, ci abbiamo sì la tradizione dell'instabilità, delle dittature, ogni tanto anche il genocide, ma dunque la spinta, la necessità di unificazione è minore. Il terrore a continuare con le rivalità nazionali è minore. Ma ad ogni modo ci rendiamo conto che l'unificazione in diverse tappe è essenziale. Non solo il Mercosur che sta consolidandosi, ma c'è stata da un paio di anni fa un'altra iniziativa, l'UNASUR, cioè un'unificazione, un'unione di tutti i paesi dell'America del Sud, che ha avuto come primo segretario generale l'ex presidente Néstor Kirchner. Questa è un'organizzazione piuttosto politica, il Mercosur è specialmente economico. Bene, che per l'Italia e per l'Europa bisogna rendersi conto che l'America Latina deve essere per loro, particolarmente per i paesi del sud come Spagna e Italia, come gli Stati Uniti per l'Inghilterra. Noi siamo stati anche colonie della Spagna e non dell'Italia, ma il fatto che ci siano tanti legami, tante tradizioni, è uno scandalo che non ci sia più forte vincolazione tra i governi e anche tra i gruppi di studio come questo, che si fa una discussione molto importante oggi, e anche tra i partiti politici. Una cosa interessante è vedere che nella Unione Europea, nel cominciare del carbone, dell'acciaio, la comunità economica, il fatto che c'erano partiti politici molto similari o confraternati, particolarmente democristiani, socialisti e altri, è stato un po' un elemento importante. In America Latina questo non esisteva, non si scontra. Nell'America Latina questo non esisteva tanto, c'era un partito socialista nel Cile o un partito democristiano che gli sono alleati, un partito peronista, una Frente Amplio, un partito varghista di diversi nomi, o adesso il PT, l'UGMA. Cioè, questi c'è più e più una convergenza e bisogna stimolare anche la convergenza dei partiti politici, non soltanto dei governi, tra i partiti latinoamericani e i partiti europei,
più simili, cioè anche se non uguali. Una cosa che ci colpisce in genere, io a parte da essere ambasciatore sono un sociologo e un po' storico, ci colpisce che in genere si dice qui non si capisce la politica argentina in particolare, che quello mi preoccupa, e non si capisce cosa sia il partito giustizialista o peronista, ma non ho mai sentito dire non si capisce gli Stati Uniti o il partito democratico nordamericano. Non l'ho mai sentito, ma non è facile capirlo, perché nel tempo di Roosevelt, che era il grande trasformatore del paese, il grande riformista, il grande progressista, lui aveva nel Partito Democratico tutti i progressisti del nord, sindacalisti, eccetera, intellettuali, classe media, progressista, e tutti gli ultra-reazionari del sud. Nello stesso partito non era un'alleanza di partiti, era sì un'alleanza di gruppi sociali, ma nello stesso partito. E non si capisce, no, come gli Stati Uniti si deve capire, e no, come? Sì, bisogna studiarlo. Dunque lo stesso, devo dire che in quel tempo gli Stati Uniti non erano un sistema tanto democratico, una democrazia con macchie, la macchia terribile è tutto il sud. Il sud veramente non era veramente democratico, perché tutta la popolazione afroamericana fuori di scena. Quando questi sono svegliati, la cosa è cambiata e adesso il Partito Democratico si è pulito di quella macchia del sud. Dunque un'altra cosa. Il Solid South democratico è diventato il Solid South repubblicano adesso. Un costo molto grande. Ma ogni modo è una cosa che bisogna prendere in conto, che quando si parla dell'America Latina, di capire la forma delle, particolarmente dei movimenti popolari che esistono in un paese, bisogna, questi movimenti bisognano adattarsi alla cultura locale, alle tradizioni esistenti e alla realtà del tipo di vita della popolazione. Dunque è questo tipo di vita e questo tipo di esperienze personali, gruppali, è diverso che in Italia o in Europa, è diverso, non è moltissimo diverso, ma è diverso. Dunque se non si capisce quella differenza e non si tollera un po' delle cose strane, come dico che sarebbe stato nel tempo del Russia, nel tempo degli Stati Uniti, non si capisce niente. Dunque questo è uno dei temi che per me, come sociologo e ambasciatore, mi preoccupa più, è che l'opinione pubblica italiana e i partiti politici vedano che bisogna, nel traspassare l'oceano, rendersi conto che la situazione è diversa, ma con una tendenza alla somiglianza. Questo è uno dei temi che è responsabilità non solo degli studiosi e delle istituzioni come la vostra, ma anche per i partiti politici. Quindi grazie a tutti. Ci è stato comunicato poco fa, purtroppo, che per impegni istituzionali sopraggiunti, ai quali non si è potuto sottrarre, l'ambasciatore dell'Uruguay non potrà essere presente oggi, Sua Eccellenza Gustavo Boiara, quindi si scusa e ci manda i suoi saluti. E a questo punto lascerei la parola a Sua Eccellenza Julián Zayas Rodríguez Díaz, ambasciatore della Repubblica del Venezuela in Italia. La integración de América Latina y el Caribe ha sido una integración diferida durante mucho tiempo. Esta integración fue pensada inicialmente por Francisco de Miranda, el precursor de la independencia americana. Fue pensada posteriormente por José de San Martín, el libertador de Chile y libertador del Perú. Y fue pensada también por el libertador Simón Bolívar. Los tres tipos de integración no eran exactamente iguales,
pero tenían el punto común de unir América Latina como una región que estableciera sus mecanismos de defensa en conjunto y que estableciera sus relaciones comerciales entre ellos para darle fortaleza fundamentalmente a la región como tal. Si ustedes analizan, espero el tiempo y voy a dar saltos muy rápidos, si ustedes analizan la evolución de Brasil y la evolución de América Latina desde el punto de vista independentista, se van a dar cuenta que Brasil se dividió muy poco. Solamente el Uruguay aparece como una escisión del Brasil, pero los estados brasileños se mantuvieron juntos. Los nuestros, los de América Latina, se separaron y cada uno fundó una nación o una república. En esto jugó un papel determinante las estrategias de quienes serían nuestros dominadores. En primer lugar España y en segundo lugar los Estados Unidos. La idea de mantenernos desunidos para que no fuéramos realmente BRIC hoy. América Latina y el Caribe ocupan 20 millones de kilómetros cuadrados, 540 millones de habitantes, hablan el castellano y el portugués en un idioma que se entiende y se parece mucho, y practican una religión mayoritariamente cristiana y sincrética. El sincretismo lo pueden encontrar en Brasil, en Venezuela, en Argentina, en Cuba, en las Antillas, pero es una mezcla de la religión africana con la religión católica, y que se entiende perfectamente como una religión común en cualquiera de los lugares de América. Tanto España como Portugal dejaron en América instituciones políticas parecidas, semejantes, con similares raíces culturales. Buena parte de nuestros próceres de independencia alimentaron y le dieron forma a este conjunto de instituciones políticas que son realmente parecidas en cada uno de los de las naciones americanas. Es interesante destacar a Bolívar como precursor de este proceso de unificación de América. Hay muchísimos documentos, vamos a trabajar dos documentos. El primer documento con el cual Bolívar trabaja esta figura es la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica es la carta de 1815. Bolívar se embarca hacia Jamaica después de haberse perdido la Tercera República. Tiene 32 años. Allí escribe la famosa carta, que está dirigida fundamentalmente a un comerciante de la isla. Pero la carta es una carta para Europa. Más que para el comerciante de la isla, es una carta para Europa. Es una carta en donde Bolívar invoca la precariedad del comercio de Europa con los pueblos americanos, sometidos al comercio solo con España y Portugal, diciéndoles: ¿y el comercio nuestro por qué no se hace con toda Europa? ¿Por qué se hace solamente con España y Portugal? Y en el caso de Portugal, con una cuota que se le extendía a los ingleses. ¿Por qué se hace, pregunta Bolívar, de forma violenta? ¿Por qué se extraen de manera violenta y se llevan nuestras riquezas de manera violenta? Expresa que estas acciones son atentatorias contra la prosperidad internacional. Pudiéramos perfectamente actualizarlo y atentarían exactamente igual contra la prosperidad internacional. Y denuncia en aquel momento, estamos hablando de 1815,
denuncia toda conquista de un medio ilegítimo de adquirir establecimientos ultramarinos de comercio. Y es la primera vez que se oye en América una denuncia contra el derecho a la conquista. Todavía estamos en este momento planteando la posibilidad de denunciar los derechos contra la conquista, que son siempre derechos, supuestos derechos, que no son legítimos. Pero además Bolívar denuncia algo más importante. Denuncia en principio lo que luego será la teoría de los imperialismos. Para quienes han dicho que Bolívar no era antiimperialista, denuncia a través del derecho a la conquista, denuncia también la teoría, lo que va a ser luego la teoría sobre los imperialismos. Sobre la unidad latinoamericana, en esta carta de Jamaica, Bolívar plantea algo extraordinario, filosóficamente es un trabajo para hacer de este planteamiento solo la elaboración de quién fue Bolívar y cómo tuvo la visión de América desde este sentido. América no es un proceso político aislado, textualmente cito a Bolívar, sino una etapa en la historia del progreso humano. Somos un nuevo mundo, un pequeño género humano. No somos indios ni europeos. Este mundo nuevo, contradictorio y disperso, sin experiencias políticas ni ideas propias, es una nueva manera de pensar, un modo propio y distinto de andar. Si esto no se les parece a lo que está ocurriendo en América Latina en este momento, de verdad tendríamos que hacer un esfuerzo para recogerlo, estudiarlo y saber si es o no la expresión de lo que está sucediendo en este momento en América Latina. Una nueva manera de pensar, una manera distinta de andar, ideas propias, un modo propio, posiblemente disperso, con experiencias políticas propias, pero que está anunciando, por primera vez empleado en términos exactos, un nuevo mundo, una nueva referencia mundial de una sociedad más justa, de una sociedad más igual. Este es el pensamiento de Bolívar. Ese pensamiento genera respuesta. Las respuestas que genera son, para este momento, es Mercosur en 1990, UNASUR en el 2004, el ALBA en el 2004 y el CELAC en el 2011. Mercosur, una unión comercial y arancelaria que comprenda inicialmente Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y hoy también a Venezuela. La cantidad de kilómetros que abarca Mercosur son 12.781.179 kilómetros cuadrados. Pero oigan esto, el Producto Interno Bruto de Mercosur son 2.895 millones de millones de dólares, que lo sitúa como la quinta economía del mundo. Brasil es una de las potencias emergentes del llamado BRIC, conjuntamente con Rusia, con India y con China. La Alianza Bolivariana para América del 2004. La Alianza Bolivariana para América inicialmente se llamó el ALBA, posteriormente se llamó la ALBA. Posiblemente en América siempre hemos creído que la mujer tiene mucho más consistencia, el género femenino tiene mucho más consistencia que el masculino. Y por eso cambiamos el ALBA para la ALBA, como si quisiéramos darle mayor sostenibilidad. Cuando ustedes ven el discurso de Evo Morales, también ese discurso descansa en la tierra, en la relación con la tierra. Siempre hay una relación de fecundidad con el género femenino.
es un nuevo esquema de integración distinto al europeo, que no se limita al solo hecho comercial, sino que sobre bases históricas y culturales comunes apunta hacia la integración política. El problema de Europa es que no tiene integración política, sino económica, pero además hacia la integración social, cultural, científica y física. Nosotros estamos tratando en lo posible de avanzar hacia la posibilidad de que los propios zonas limítrofes físicas desaparezcan en algún tiempo y se consolide una sola nación. Tenemos una sola lengua, tenemos una sola cultura, venimos de una misma estirpe y además, fundamentalmente, tenemos unos mismos padres de nuestra independencia. Las cosas que nos unen es como si fuéramos una gran familia, en donde alguien en algún momento botó la pasta o le pegó a la esposa y se rompió la unidad familiar, pero estamos con las otras generaciones tratando de recoger la pasta y de ponerle cariño en la cara donde se golpeó la esposa. Y que los nonos y las nonas sigan alentándonos desde algún lugar esa necesaria unidad espiritual de América. La ALBA está formada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. El territorio que ocupan es de 2.513.337 kilómetros cuadrados y la población 69.513.161 habitantes. Producto Interno Bruto del ALBA, 622.880 millones de dólares. Leo brevemente las características del ALBA para que lo ubiquen con la Unión Europea. No es un mero acuerdo aduanero. Tiene entre sus metas promover la integración social, económica, política y cultural. No se rige por meras transacciones comerciales en efectivo, sino por acuerdos compensatorios en los cuales las partes pueden aportar mercancías, servicios, tecnología, aplicando un trato discriminatorio según el nivel de desarrollo de los países participantes. Traduzco con ejemplo: Bolivia tiene el mismo peso con su voto que Venezuela, exactamente el mismo peso que Venezuela. No hay diferencias porque Bolivia sea pobre. En segundo lugar, los mecanismos que utilizamos para las transacciones no son ni el dólar ni el euro, sino el sucre. Es con este mecanismo, con esta moneda, que además, en líneas generales, es una moneda que tiene su fondo, que tiene su sustentación en un sistema único de compensación de reservas, es con el cual nosotros hacemos nuestras negociaciones. ¿En qué consiste? En los viejos trueques que hacían nuestros habitantes primitivos. Uruguay me da quesos a Venezuela, Venezuela le da petróleo. Cuba me presta sus médicos, me presta sus deportistas, me presta sus educadores, yo le entrego petróleo. Nicaragua me entrega su ganado, yo le entrego petróleo o gas. Y de esta manera vamos desarrollando un conjunto de acciones en donde lo económico, lo cultural y la complementación entre unos y otros es lo que hace el desarrollo de nuestra unión, lo que pretende hacer el desarrollo de nuestra unión. Creo que ya tengo cumplido mi tiempo. Hay alguna otra exposición que pudiera desarrollarla posteriormente con algunas preguntas.
y no quisiera abusar del tiempo de ustedes. Muchísimas gracias. Grazie all'ambasciatore Rodriguez Diaz. Vorremmo adesso fare una piccola sintetica traduzione in italiano. L'integrazione dell'America Latina e dei Caraibi è stata pensata per la prima volta da Francisco de Miranda, successivamente da José de San Martín, il liberatore del Cile e del Perù, e infine da Simón Bolívar. Queste tre figure hanno pensato a tre tipi diversi di integrazione, però questi tre tipi diversi di integrazione hanno un punto comune, ossia tutti e tre hanno visto l'America Latina come una zona che avesse bisogno di una difesa comune e di rapporti commerciali tra le varie zone che la compongono per riuscire a svilupparsi. Attualmente possiamo considerare due tipi di evoluzione diversa per riuscire a capire qual è la caratteristica dell'America Latina. Infatti, se la contrapponiamo al Brasile, vediamo che la zona brasiliana è rimasta unita. A parte il Paraguay che si è staccato dalla nazione brasiliana, vediamo che tutto il resto del Brasile è rimasto unito. Al contrario, l'America Latina si è divisa in diverse nazioni. Tutte insieme ricoprono una vastissima zona pari a 20 milioni di chilometri quadrati. Gli abitanti dell'America Latina sono 540 milioni e parlano fondamentalmente due lingue, lo spagnolo e il portoghese. Anche per quanto riguarda la religione, sappiamo che i popoli dell'America Latina hanno quasi tutti un credo che si rifà sia a delle religioni africane e sia al cattolicesimo, quindi una religione cosiddetta sincretica. Per quanto riguarda le istituzioni politiche dell'America Latina, tutte queste si rifanno a quelle lasciate in precedenza durante l'era del colonialismo dalla Spagna e dal Portogallo. Infatti tutte le nazioni presentano delle similarità per quanto riguarda le istituzioni politiche. Parlando dell'integrazione come una tradizione, bisogna rifarsi sicuramente a due scritti di Simón Bolívar, il manifesto di Cartagena e soprattutto la Carta di Giamaica. La Carta di Giamaica fu scritta da Bolívar a soli 32 anni, nel 1815, quando, dopo il fallimento della Terza Repubblica, si imbarcò per la Giamaica. È una lettera che fu scritta per un commerciante della zona, ma in realtà fu una metafora di un discorso diretto all'Europa intera. Infatti in questa lettera Bolívar parla della precarietà del commercio del Sud America e trova le cause di questa precarietà nel fatto che questo commercio è sottomesso alle regole solo della Spagna e del Portogallo, quindi tutto il resto dell'Europa viene escluso. Inoltre condanna e denuncia le depredazioni violente dei beni dell'America Latina, che contrastano il processo di questa grande nazione verso la prosperità. Bolívar può essere considerato come il precursore della denuncia a dei supposti diritti di conquista e quindi come il primo oppositore del principio che poi diventerà insomma la base dell'imperialismo. Bolívar definisce il processo di integrazione dell'America Latina come un processo non isolato, bensì una tappa nella storia dell'umanità intera. Parla di un nuovo mondo, in quanto gli abitanti dell'America Latina non si possono considerare indigeni, non si possono considerare europei. Non hanno esperienze politiche proprie, ma hanno istituzioni che sono state portate lì dagli spagnoli e dai portoghesi e hanno semplicemente un modo proprio e tutto loro di procedere verso appunto l'integrazione. Le risposte attuali a questo discorso di Bolívar sono fondamentalmente quattro: il Mercosur, nato nel 1990, l'UNASUR e l'ALBA, nate nel 2004, e la CELAC, nata nel 2011. Il Mercosur del Mercosur fanno parte l'Argentina, la Bolivia, il Paraguay e il Venezuela attualmente.
e si può considerare la più feconda del mondo. L'Alba nasce successivamente, nel 2004, inizialmente era chiamata l'Alba, successivamente l'articolo fu cambiato con un articolo femminile, in quanto tutte le nazioni del Sud America considerano come molto più consistente, molto più potente la femminilità, e quindi l'articolo fu cambiato da l'Alba all'Alba. L'integrazione dell'Alba non è solo un'integrazione commerciale, anzi è piuttosto un'integrazione culturale e politica, e proprio per questo l'Alba si contrappone all'integrazione europea, che è fondamentalmente un'integrazione commerciale. Si parla di alleanza bolivariana per l'America Latina, in quanto ci si rifà ai principi di Bolivar e si procede verso un'integrazione, in quanto tutte queste nazioni hanno una sola lingua, una sola cultura e fondamentalmente una sola discendenza. Quindi gli obiettivi dell'Alba sono quelli di riunificare la grande famiglia dell'America Latina sotto la grande unità spirituale che unisce tutte queste nazioni. Francesco Lombardi, vice direttore del CENIS. Grazie dottoressa Bottoni, ma soprattutto grazie a Isaac per avermi voluto ancora una volta fra i relatori delle loro interessantissime conferenze, di questi interessantissimi eventi. E grazie anche per avermi voluto parte di un panel così autorevole, così differenziato e così qualificato. Ovviamente, e credo che questo sia evidente dall'abito che indosso, darò un taglio militare alla mia esposizione. Affronterò le tematiche di difesa del continente sulla base di una serie di indicazioni, di osservazioni e di analisi che svolgono i nostri collaboratori, i ricercatori del Centro Militare di Studi Strategici, del quale sono vice direttore. Nel momento in cui il professor Graziani mi ha proposto di partecipare a questo evento, la mia prima idea e i miei primi pensieri sono andati ai colleghi sudamericani con i quali mi ero confrontato un paio d'anni prima, nel corso di un momento formativo di un master di elevato livello che ho frequentato proprio presso il Centro Alti Studi della Difesa, di cui adesso sono un componente e un quadro permanente, e a fianco a me, sui banchi di scuola, perché tali erano al di là della forma, c'erano colleghi anche brasiliani, venezuelani, che nel corso di un anno di studio ovviamente da colleghi sono trasformati in amici e hanno permesso quella osmosi di idee, osmosi di modi di vedere le cose, cui accennava prima l'ambasciatore argentino, che è il modo poi alla fine per costruire una riunione, cioè andare all'essenza delle persone, prima ancora che agli strumenti, ai modi e alle politiche. E quindi il mio intervento l'ho voluto tagliare sul Consiglio di Difesa Sudamericano, un organismo nato nel dicembre 2008 nell'ambito dell'UNASUR. Ho quindi voluto andare a indagare su quelli che sono il grande tema dell'evento, della conferenza di questa mattina, nell'ambito della Unione Sudamericana, e quindi come il concetto di difesa, l'aspetto militare, è trattato all'interno di questa tentativa di avvicinamento e di costruire qualcosa che vada oltre una semplice unione di nazioni. Il Consiglio di Difesa Sudamericano quindi nasce come foro di cooperazione, consultazione e coordinamento della difesa, in linea con lo spirito e la lettera del Trattato dell'UNASUR. Un consesso nato per affrontare in modo coordinato le minacce alla sicurezza della regione, che comunque necessita che ancora vadano affinati i meccanismi interni, perché il Consiglio di Difesa Sudamericano, un po' come tutto l'UNASUR, risente del carattere intergovernativo dell'Unione e quindi un soggetto ai cicli politici contingenti a quelle che sono le iniziative dei singoli governi. Tant'è vero che già nel 2008, nella prima riunione ministeriale, il Consiglio di Difesa Sudamericano dovette affrontare taluni problemi anche di ordine procedurale per alcuni contrasti derivanti da contenziosi ancora insanati all'interno del continente. Va comunque precisato, per dare il senso di quelle che erano le aspettative di allora, che già dopo poco tempo che era stato costituito, le grandi potenze del globo già manifestarono interesse a questo neonato consesso. Il massimo esponente della difesa sudamericana effettuò un
un tour fra le capitali europee, ovviamente avendo quello come principale punto della sua agenda, e la Russia chiese addirittura di essere un osservatore all'interno di questo nuovo organismo e nuovo strumento. Il Consiglio della Difesa sudamericano quindi è uno dei nuovi consigli tematici all'interno dell'UNASUR ed è il senso di dove vogliono andare i 12 paesi firmatari del trattato dell'UNASUR, perché se è facile trovare punti di incontro, momenti di convergenza, strumenti e procedure comuni su tematiche di natura economica o commerciale, soprattutto quando si è in presenza di congiunture economiche positive, altro è trattare il tema della difesa, il tema della sicurezza, che è così connaturata a quello che è l'archetipo della sovranità statale per come noi la conosciamo. E quindi ecco perché l'esame del Consiglio, l'esame di quelle che sono le tematiche che all'interno del Consiglio vengono trattate, può essere un utile indicatore per tastare il polso del processo di unificazione del continente. Va comunque precisato, anche perché alcune testate, soprattutto all'inizio, non hanno forse ben trattato la cosa, che nei 18 articoli dello Statuto del Consiglio di Difesa sudamericano non si ritrova alcun accenno ad alleanze né a forme di difesa associata, per come si possono immediatamente e forse precipitosamente immaginare. Non si fa accenno a risposte militari automatiche né tantomeno a strutture operative comuni. Qualcuno, soprattutto all'inizio, ha battezzato il Consiglio di Difesa sudamericano come la NATO sudamericana, ma si è trattata di un'analisi forse troppo affrettata. La NATO, del resto come il contrapposto defunto Patto di Varsavia, nacquero come alleanze di tipo militare per strutturare un potenziale conflitto con l'avversario del momento. Altri aspetti, quelli di natura scientifica, economica, culturale, sociale, erano ancillari alla questione militare, alla questione difesa. In questo caso è il contrario, l'strumento militare e l'unione della difesa è ancillare invece all'unione politica. Un po' un parallelismo, che pare può essere oggetto di un'altra conferenza, con quello che si è voluto fare o si tenta di fare nell'Unione Europea. L'UNASUR infatti nasce come uno spazio di integrazione comune per lo sviluppo culturale, sociale, economico e politico del continente, attraverso un'ampia partecipazione e una base di democrazia comune. Certo, nel mandato e nella lettera del Consiglio di Difesa sudamericano vi è un obiettivo di una integrazione dei sistemi difensivi comuni, ma questo ha un senso di progressività e in maniera anche abbastanza realistica i firmatari del trattato sanno che dovranno confrontarsi con una serie di problematiche che possono essere via via appianate. Tant'è vero che adesso l'elemento essenziale, il core business in qualche modo del Consiglio, è lo scambio di informazioni e l'individuazione di particolari aree di crisi sulle quali intervenire congiuntamente. Il Consiglio per ora ha come uno degli obiettivi quello di costruire delle posizioni comuni, ovviamente sulle tematiche che sono oggetto di studio e oggetto di trattazione specifica, per proporsi come unica voce verso l'esterno, verso questo mondo multipolare di cui si è anche accennato in inizio di conferenza. Nel dettaglio leggo un attimino solo alcuni elementi essenziali dello Statuto che appunto danno il senso della volontà e anche direi di un certo realismo e pragmatismo da parte dei firmatari. Il Consiglio si propone di consolidare il Sud America come una zona di pace, base per la stabilità democratica e lo sviluppo dei popoli e come contributo alla pace nel mondo. Ancora, costruire un'identità del Sud America per la difesa, contribuendo a rafforzare l'unità dell'America Latina e dei Caraibi, e realizzare un diffuso consenso per rafforzare la cooperazione regionale in materia di difesa. Dalla lettura di questi principi capisaldi, come quelli che gli obiettivi specifici che seguono, si evidenzia quindi il senso di progressività che è proprio nello spirito e nella lettera del trattato. E per progredire verso questo rinsaldamento dei loro sistemi di difesa,
il Consiglio intende predisporre appunto una serie di forum particolari su cui lavorare, ma soprattutto costruire una mutua fiducia fra i 12 paesi, base essenziale per un processo auspicabile di cooperazione e di integrazione. Tant'è vero che uno dei primi mandati, uno dei primi argomenti, una delle prime tematiche nell'agenda del Consiglio è stata quella della trasparenza delle spese militari dei 12 paesi, tenuto conto che talvolta la crescita e le spese militari di un paese vicino hanno creato qualche problema di fiducia tra i paesi. L'azione intera del Consiglio è poi volta anche a flemmatizzare, frenare o comunque ridurre tensioni di crisi diplomatica che si possono creare all'interno del continente. Tant'è vero che l'elemento difesa infatti è sempre molto sensibile nella costruzione statale, come noi la intendiamo. Tant'è vero che a riguardo va detto che proprio mentre nasceva il Consiglio di Difesa Sudamericano, verso la fine del 2008, già il Consiglio stesso si dovette confrontare con una crisi all'interno del continente e con altri focolai che vi sono presenti. La prima crisi fu quella dovuta al contrasto fra Colombia, Ecuador e Venezuela per i tentativi della Colombia di combattere le FARC e di sconfinare, così come alcuni elementi di contrasto e discussione si sono avuti quando la Colombia ha dato la disponibilità per 7 basi statunitensi nel proprio territorio. Un po' alcuni paesi vedono la presenza di Washington come un freno ai tentativi di espansione e di cambiamento in atto. Del resto lo stesso Consiglio si confronta con altri motivi di contenzioso diplomatico in atto, cito fra questi quello fra Cile e Bolivia, in quanto la Bolivia reclama uno sbocco sul Pacifico, così come il deputizzarsi, ancorché probabilmente sarà oggetto di contenzioso in una corte internazionale, regolarizzarsi del confronto diplomatico fra Cile e Perù sui confini marittimi. Ecco quindi che il Consiglio ne ha di materia sul fuoco e motivi per i quali discutere. Perché come ho detto nel corso di questa mia prima parte dell'esposizione, poiché la fiducia è la base essenziale per costruire e per procedere col processo di integrazione, uno degli elementi riguarda il potenziamento militare della regione, perché proprio negli anni in cui si costituiva l'UNASUR prima e poi il Consiglio, che è l'aspetto militare dell'Unione, l'intero Sud America viveva uno dei momenti di potenziamento militare, di incremento delle spese militari nel settore della difesa, come poco si era avuto nei decenni precedenti. Questo perché probabilmente è anche parte della felice congiuntura economica che il Sud America ha vissuto in questi anni, come si diceva prima la nostra moderatrice, nonostante quella che è, ahimè, la crisi economica che attanaglia l'Europa e più in generale l'Occidente, che ha colpito in parte anche i giganti asiatici. Si è avuto una crescita media, sul piano economico parlo, del 6% nel 2010, attirando 120 miliardi di dollari di investimento estero, un incremento in un paio d'anni del 40% di quest'ultimo valore. Questa crescita economica ha rinvigorito un po' la politica estera, soprattutto dei maggiori paesi, che ora vogliono che la loro disponibilità economica e il loro peso politico sia riconosciuto nei consessi internazionali, a cominciare dal Brasile, che in qualche modo reclama un seggio al Consiglio di Difesa, al Consiglio delle Sicurezze delle Nazioni Unite, e ovviamente volendosi porre come anche non solo come singolo paese comunque importante sul piano economico, ma anche come potendo fare in modo che le sue richieste vengano appoggiate e le posizioni siano posizioni comuni di un intero continente, sicuramente consentirebbe di dare più forza alle posizioni dei singoli che eventualmente dovessero essere portate avanti. Il settore difesa
L'espressività, come dicevo, ha avuto un forte incremento in questi anni. Il caso del Brasile è quello, in ragione del peso economico di questo Stato, quello più eclatante, più maggiormente rilevato, ed è si è avuto un incremento soprattutto anche durante la presidenza Lula, una revisione che ha riguardato non solo il rinnovamento di armamenti ormai obsoleti, ma tutto un reimpianto della politica di difesa di Brasile, che riguarda il riposizionamento di forze, la costruzione di nuovi impianti navali, nuove tecnologie, il tutto attraverso un processo integrato e programmato voluto appunto dalla presidenza Lula, denominato strategia di difesa nazionale. Anche negli stessi tempi, anche la stessa Argentina ha messo mano a spese militari di un certo rilievo, hanno riguardato soprattutto l'acquisizione di carri armati ed elicotteri, e l'Argentina ha in animo anche di dotarsi di uno o due sottomarini nucleari. Un processo, questo l'Argentina, denominato Esercito Argentino 2025, che in parte probabilmente è dovuta a una volontà di, come per altri, di poter acquisire il pieno controllo dei territori, ma certamente va messo anche in qualche modo in relazione a quella che è l'annosa disputa con la Gran Bretagna per le isole Falkland e Malvinas. Il Venezuela, nonostante una riduzione del PIL del 2% negli ultimi anni, dovuto essenzialmente alla riduzione delle sanzioni del petrolio, ha messo mano anche a un potenziamento militare e ha dato anche disponibilità ad alcuni velivoli, alcuni aerei a reazione, alle accedute all'Ecuador nell'ambito di una cooperazione militare comune. Allo stesso modo non sono stati da guardare Cile, Colombia ed Ecuador, che hanno intrapreso pur nei limiti ovviamente di disponibilità, pur nell'ambito di disponibilità economiche non certo paragonabile con quella degli altri vicini, alle loro processi di militarizzazione. Quindi tutto questo movimento in parte necessita che sia regolato e stimola la necessità di un foro, quello del punto del Consiglio di Difesa Sudamericano, in cui tutto questo venga in qualche modo motivato e forma oggetto di attenzione e di reciproco scambio. Qualche malizioso analista si è chiesto come mai questa corsa agli armamenti, nonostante un paese che in realtà non ha dispute territoriali come ce ne sono in altre aree del globo. Tant'è vero che nel novembre del 2010, in una riunione ministeriale appunto dei 12 paesi dell'Unione, quindi dei 12 paesi del Consiglio di Difesa, furono stabiliti dei principi di trasparenza per i bilanci militari, che è stato però oggetto di un'ulteriore riformulazione, questo target, questa necessità per il 2013, perché nel 2010 furono stabiliti delle metodologie, ma non abbastanza forse integrate, per cui i paesi hanno comunicato, i singoli due paesi, all'interno ai componenti, gli altri componenti del Consiglio, quelli che sono le loro spese militari, quindi un concetto di trasparenza e disponibilità totale, ma siccome ognuno ancora usa proprie metodologie, perché fanno riferimento ovviamente a quella che è la formula con la quale ogni Stato realizza il proprio bilancio statale, noi abbiamo la nostra legge di stabilità, magari la Francia, un altro per fare un esempio, una legge particolare, ed ecco quindi che ancora non vi è la possibilità di effettuare una disamina da parte degli analisti interessati di queste formule. Del resto anch'io, nel predisporre questo intervento, sono andato su quelle che sono le disponibilità dei maggiori istituti di analisi di spese militari, penso al SIPRI, all'Istituto Strategico Londinese, e non si ritrovano sempre dati perfettamente e puntualmente sovrapponibili, ancorché, a dire il vero, i trend sono sempre chiaramente individuati, e sono quelli che ho esposto poco fa. Parlando di numeri, perché ho dato dei dati forse troppo aggregati, parliamo negli ultimi 4-5 anni un aumento di spesa nel complesso che supera il 50%, con 130 miliardi di dollari spesi negli ultimi 4-5 anni. Ovviamente, anche stando a quelle che sono le dimensioni delle PIL dei paesi dell'Unione, il Brasile spende il 47% del complesso, la Colombia il 17%, il Venezuela il 10.7%, il Cile il 9%.
del complesso, ripeto, delle spese del continente. Questo, a dire il vero, nonostante nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno essenzialmente, le spese militari si siano ridotte del 3,3%, questo è un dato su cui convergono tutte le maggiori e principali analisi, in parte dovuta soprattutto a quello che è la riduzione delle spese voluta da Brasilia, delle spese militari, per spingere maggiormente su aspetti di natura sociale e ridurre, tentare di ridurre l'inflazione. Tutto questo movimento e questo rinnovamento di materiali, formule e strutture lascia anche intendere come mai molte delle aziende occidentali del settore difesa, del settore militare, guardano al dinamismo del mercato sudamericano con molta attenzione e pongono molta enfasi nel rapportarsi con le cancellerie del continente. Del resto, accanto a quelli che sono gli elementi esclusivamente economici delle spese militari, cui ho accennato, gli stessi paesi hanno anche avviato una revisione delle loro strategie, delle loro dottrine di natura militare e di difesa del continente. Ho ancora 5 minuti? Ecco. Perché accanto a quella che è la strategia di difesa brasiliana che ho citato e dalla quale, se non è uscito, sta per essere pubblicato un altro documento ufficiale, un libro bianco col quale Brasilia intende proprio definire un programma preciso della propria difesa, allo stesso tempo la Colombia ha emanato circa un annetto fa un proprio documento politico di difesa, politica di sicurezza e difesa per la prosperità, che è una serie di mosse per contrastare essenzialmente le minacce emergenti legate in particolare al traffico clandestino. Il presidente peruviano Mala ha messo in campo una serie di strategie di risposta integrata al crescente problema della diffusione di culture di coca e i pericoli di una ripresa del terrorismo. I paraguayani stanno cercando di implementare sistemi soprattutto dual use, che possono essere usati quindi contemporaneamente sia per funzioni militari che civili, attraverso investimenti di significativa importanza. L'Argentina vuole, tra l'altro, mettere anche realizzare attraverso spese straordinarie un sistema di interdizione aerea. Tutto questo, direi, anche per analizzando quelle che sono situazioni politico-strategiche ed economiche dei maggiori paesi, per difendere quelli che sono giacimenti di idrocarburi che sono stati scoperti negli ultimi anni sia a terra sia offshore, ma anche per difendere la biodiversità, forse una cosa alla quale forse immediatamente non ci si pensa, ma col protocollo di Kyoto anche l'aria è diventata un bene economico. E assumere il pieno controllo di quei vasti territori che appartengono ai paesi del Sud America e che non sono stati oggetto di controllo negli ultimi anni, e cui quindi sì, i trafficanti e il criminale avevano un buon gioco. In ragione poi dell'istituto dal quale provengo, l'Istituto di Ricerche Strategiche, mi piace rammentare che quel concetto di trasparenza di spese militari e di fiducia è stato dato come obiettivo a un neonato centro congiunto del Consiglio di Difesa Sudamericano, quindi l'UNASUR, un centro di ricerca comune, centro di studi strategici e difesa appunto del Consiglio, che è stato istituito da poco, che avrà sede a Buenos Aires e che si baserà su ricercatori e analisti provenienti dai 12 paesi e che ha proprio nella trasparenza, nella costruzione di formule comparabili per quanto attiene alle spese militari, il core, l'essenza della sua attività. La costruzione di questo centro, peraltro, è uno di 23 obiettivi specifici che il Consiglio si è dato di recente per il 2013. Sono obiettivi precisi, secondo la tabella di marcia, un master plan articolato su 4 aree tematiche: politica di difesa, la prima, cooperazione militare per azioni umanitarie e operazioni di pace, la seconda, poi la terza, industria e tecnologia di difesa, e infine una quarta che riguarda la formazione e la capacità dell'addestramento.
Si tratta di target ben strutturati, definiti, la cui leadership è stata affidata a un preciso paese, e quindi questo per, in quanto, come dicevo all'inizio, non esiste una struttura organizzata permanente come la NATO, in parte come è stata anche per l'UE, per l'Unione Europea occidentale, ovvero quello che deve diventare il braccio armato dell'Unione Europea, ma questo permetterà di capire anche il progresso di integrazione attraverso gli indicatori che verranno dalla realizzazione o meno di questi obiettivi particolari. Infine, e poi chiudo perché temo di essere stato troppo lungo, un'altra cosa che va forse seguita con particolare attenzione da parte degli analisti, degli osservatori, dei politologi e degli analisti di difesa, sono anche quelli che sono gli accordi bilaterali in tema di difesa esistenti o che potranno essere messi in campo all'interno del continente. Di recente la Colombia ha rivisto e riconfermato alcuni accordi essenzialmente con l'Ecuador, il Perù e il Brasile per quanto attiene il controllo dei confini, ma anche vorrei segnalare, perché forse può essere in luce qualcosa che potrà evolvere attraverso un sistema di integrazione, quella che è una forza bilaterale Argentina-Cile, hanno costituito una forza militare comune, congiunta, denominata Croce del Sud, che è stata già presentata al segretario generale dell'ONU e che rappresenta una prima forza unificante che è stata messa a disposizione per le cosiddette operazioni di pace da effettuarsi sotto egida ONU. Io mi fermerei qua, spero di essere stato chiaro, se c'è qualche questione particolare nei limiti delle mie conoscenze, sono contento di poter rispondere. Grazie.